piazza più trasparente d'Italia. Presenta Gianluca Nasi. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in questa splendida location, la tenuta Ippocrate, veramente degna di una finale regionale quale è quella di Miss Principessa d'Europa Campania. Non sono della Campania, io vengo da Terni, però sono veramente rimasto affascinato quando Salvatore Manzo, il talent scout di questa regione, mi ha fatto vedere le foto di questa tenuta davvero davvero splendida. Quindi faccio i complimenti ai proprietari di questo bellissimo posto. Miss Principessa d'Europa Campania, atto conclusivo e l'epilogo, 17 ragazze, 17 aspiranti Miss, questa sera si daranno battaglia a colpi di bellezza per poter agguantare gli 8 posti utili per poter partecipare alla finale nazionale di Rimini, che ci sarà il 16 di settembre, saranno ospiti dal 13 al 17 di settembre all'Altro Mondo Studios, in una finalissima televisiva in onda sul canale Sky. Tra poco vi presenterò giuria composta da 9 elementi, giuria di qualità, giuria importante, tecnica, ma non solo, vi dirò anche le modalità di voto. Però le ragazze sono in fermento, nel pomeriggio abbiamo fatto le prove, sono state brave, sono emozionate, voglio permettere a loro di rompere subito questa emozione, quindi non voglio dilungarmi più di tanto con le parole, perché a parlare è la loro bellezza, sicuramente i vostri occhi saranno appagati, e allora mi raccomando, non facciamo mai mancare i vostri applausi, perché hanno bisogno del vostro sostegno, sono molto giovani. Ricordo che il nostro concorso prevede un regolamento che va dai 14 ai 26 anni, e qui di 14 anni ce ne sono molte, 14, 15, 16, quindi mi raccomando, siate calorosi con gli applausi, non siate avari. E allora vi facciamo uscire con il costume del nostro sponsor nazionale, la Tu Bikini, e niente, che scatti, che parta il primo applauso, ecco le 17 aspiranti Miss. Applauso grande grande per loro, ma sì, dai, stanno rompendo il ghiaccio, non è facile, voi siete lì tranquilli, mangiate, bevete, applaudite, ma non sono qui, insomma. Poi ci sono le scale che sono un po' la paura di ogni modella, anche delle più affermate, quindi lo scalino è sicuramente un ostacolo importante, ma sono state brave davvero oggi nelle prove e lo saranno altrettanto questa sera in diretta. Dico in diretta perché so che c'è anche una diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Miss Principessa d'Europa Campania. Però tutto questo è stato realizzato grazie a chi? A colui che è da quest'anno il nuovo talent scout della regione Campania, il responsabile, è colui che comunque ha selezionato queste ragazze, anche se con tutte le difficoltà del caso, con la pandemia ancora in atto, quindi con tante restrizioni, però è riuscito a portare qui 17 aspiranti Miss, e allora lo voglio chiamare subito perché ha fatto veramente un grandissimo lavoro, Salvatore Avanzo. Non so da dove vi spunta, eccolo qua, vieni 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 Salvatore, passa in mezzo a tanta bellezza, anzi Bonolis direbbe a cotanta bellezza. Ciao Salvatore, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie davvero di essere intervenuti, insomma veramente una cornice meravigliosa, meravigliosa. E complimenti a te che hai scelto questo posto, perché credo che nelle finali regionali di Miss Principessa d'Europa, io vado a memoria, sono ormai 10 anni che sono il presentatore ufficiale anche della finale nazionale, però un posto così, guarda, mi tengo basso, gradevole, uso questo aggettivo, ma è veramente sminuente, perché è qualcosa di eccezionale. Forse nessuna finale regionale è stata mai ospitata da un posto così bello. Salvatore, è il primo anno, è la tua prima esperienza, 30 secondi per dirci quanto non vedi l'ora che arriva il momento dell'incoronazione per fare così, ce l'ho fatta.
Beh, effettivamente come ogni tipo di lavoro c'è una fatica, e quando si conclude la fatica poi si tira un sospiro di sollievo. In questo caso la fatica è stata davvero tanta, c'è da ringraziare davvero tante persone, lo faremo alla fine, perché adesso davvero dobbiamo dare spazio alla bellezza e a tutto quello che c'è davvero da vedere questa sera, non tanto la mia presenza, ma in particolare ci terrei a ringraziare qualcuno, lascio a te perché lo chiamiamo qua adesso, che sicuramente senza il suo aiuto non avrei potuto realizzare tutto questo, almeno quest'anno. Quindi lascio a te la parola per poterlo chiamare qui accanto a noi. Eh sì, perché insomma questo evento è stato patrocinato dall'ASI, il Comitato Zonale di Caserta, Avellino e Benevento, e vorrei qui il presidente Ettore De Concilis de Iorio. Grazie, dove sei Ettore? Eccolo qua, accomodati pure, prego, vieni. Come ha detto, come ha anticipato giustamente Salvatore, è una coproduzione questa, no? C'è un patrocinio importante, il vostro, quello del vostro comitato, e quindi lascio a te il microfono per il tuo personalissimo saluto. Allora, giusto un minuto per ovviamente associarmi ai sensi del ringraziamento sia per la proprietà della tenuta Ippocrate che così gentilmente ci ha offerto questi spazi ospitali belli, suggestivi, penso particolarmente adatti a valorizzare e incentivare la bellezza di queste concorrenti. Ovviamente è anche doveroso da parte mia ringraziare tutto lo staff che sta lavorando da tanto tempo sotto la supervisione qualche volta un po' troppo impulsiva di Salvatore, che è agitatissimo ma in realtà ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo prodotto. Devo ringraziare i dirigenti dell'ASI, prima fra tutti Lucio e poi ovviamente anche Paolo, Sabino, gli altri, Massimo, che ci sono stati vicino, il tavolo di presidenza della giuria, abbiamo due parlamentari, ovviamente li presenterai tu, però oltre il senatore Iannone c'è il presidente nazionale dell'ASI, che è il senatore Claudio Barbaro, che ovviamente va salutato da tutta la platea con un applauso perché è qui con noi a rappresentare anche l'interesse per questo tipo di iniziative. Con questo concludo, noi siamo un ente di promozione sportiva, quindi ci dedichiamo in particolar modo a essere vicini e a fornire una serie di strumentazioni e di servizi allo sport di base, quello di prossimità, quello che fa meno notizia ma che in realtà è lo sport diffuso del paese. Ecco, crediamo, credo, e se lo possiamo ribadire, che sport e bellezza sono due modi di intendere l'equilibrio del corpo, sono due modi di intendere l'armonia fisica e mentale, e che quindi da questa occasione che abbiamo voluto patrocinare volentieri con diciamo anche tanto entusiasmo possa nascere anche in futuro l'occasione in cui il nostro ente, la vostra organizzazione e in genere diciamo quanti abbiano a cuore questi temi possono continuare a lavorare in questo senso insieme. Grazie a tutti quanti voi e buona serata. Grazie Ettore, allora vi lascio ai vostri doveri. Per quanto riguarda Ettore si godrà la serata, per quanto riguarda Salvatore andrà a lavorare perché insomma ha un bel da fare. E allora grazie, vi congedo, vi lascio, e così come congedo voi a questo punto vado anche a congedare le nostre 17 aspiranti miss che si vanno a preparare per la prima uscita, quella in abito diciamo così sportivo, cioè in t-shirt e shorts di jeans. Ragazzi, una bella fontana la facciamo, una bella uscita, ma sì, dai, prego, eccole qua le nostre 17 miss, vai. Looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky. E allora, mentre le ragazze si vanno a preparare, io raccolgo un numerino, può accadere. C'è un assistente che può prendere questo numero. Ma ti faccio entrare subito, Rita, Rita, vieni che ti presento. Dove è andata Rita? C'è un numerino, cortesemente lo riportiamo, grazie Francesco. Puoi rompere tu, ed è la numero uno, gli è caduto accidentalmente, ok, non è un problema. E allora, Ettore, il
il presidente dell'ASI ha anticipato questa giuria di qualità, e allora mi avvicino a loro perché voglio presentarvela in tutta la sua interezza. Visto che l'ha nominato, lo ribadisco ancora, Claudio Barbaro, senatore e presidente di questa giuria. Quindi grazie, l'altro applauso glielo dedichiamo, così come andiamo ad applaudire Pietro Armatore dell'Armatore Store, Paolo Iovino della Iovino Quattro, eccolo qua che si alza, Antonella Fucile della Fucile Beauties, che ha provveduto al trucco e al parrucco di tutte quante le ragazze. A dire il vero ha dato una ritoccatina anche a me, mi ha tolto un po' di stanchezza, grazie, sei stata gentilissima Antonella. E poi ancora l'assessore al comune di Mercogliano, Carmine Marinelli, buonasera. Abbiamo l'altro senatore, Antonio Iannone, buonasera, eccolo qua. Un altro assessore, questa volta del comune di Trecase, ed è Salvatore Nafodano, eccolo qua, c'è, sì. Ugo Maggio, presidente del consiglio comunale di Avellino, buonasera e benvenuto. E poi Luigi Gennaro Nappo, che è priore generale dei Cavalieri di Gerusalemme. Ma quello che dico io è un po' riduttivo, poi lui ci spiegherà meglio perché la sua onorificenza è molto ampia, io ho dovuto un pochino condensare e riassumere questa cosa. Allora, a beneficio di tutto il pubblico spiego come voteranno i nostri giurati. Loro hanno una scheda con tre colonne dove c'è scritto viso, quindi bellezza del viso, fisico e portamento, quindi loro avranno questi tre canoni di giudizio. I voti vanno da 1 a 5, non esiste il mezzo voto, quindi non c'è un 2,5, non c'è un 3,5, assolutamente. Alla fine una semplice somma aritmetica andrà a determinare il voto di ogni ragazza. Sommeremo poi tutte le varie somme, perdonate il gioco di parole, ma così è, di tutti i giurati, e a quel punto andremo ad eleggere le 8 miss che andranno poi direttamente in finale nazionale. Lo vedrete anche alla fine, quando usciranno con l'abito da sera, ci sono tre miss che sono già fasciate con quelle fasce rosse che sono sul tavolo della giuria. Queste tre miss hanno già acquisito precedentemente il diritto di partecipare alla finale nazionale, però, lo dico anche a beneficio dei giurati, concorrono ugualmente per un motivo, perché poi le tre miss con le altre 8 che eleggeremo questa sera, quindi 11, tra di loro uscirà la Miss Principessa d'Europa Campania. Ciò che vuol dire che la prima classificata a Rimini, all'Altro Mondo Studios, dove parteciperanno in 100 ragazze provenienti da tutta Italia, la Miss della Campania, così come di ogni altra regione, sarà direttamente in finalissima nazionale televisiva, perché di queste 100, nei 4 giorni che saremo a Rimini, ne andranno alla finalissima soltanto, per modo di dire, 48. Però tutte le varie miss di ogni regione, Miss Campania, Miss Umbria, Miss Lazio, Miss Lombardia, Miss Sicilia, acquisiranno di diritto questa cosa. Quindi questo è un po' quello che volevo spiegare a tutti quanti. I giurati già sanno come devono votare, cioè le modalità di voto, però è bene che anche il pubblico presente sappia qual è la modalità. Inoltre voglio ringraziare gli sponsor di questa sera: Armatore Store, Paolo Iovino stilista del brand Paolo Iovino Couture, Angela Caliendo Creazioni, la Bottechita De Anna, Starlight Ascensori, Chime Prodotti Chimici, la giuria già l'abbiamo identificata. E poi per quanto riguarda le fasce avremo Armatore Store, Paolo Iovino Couture, Angela Caliendo Creazioni, Tenuta Ippocrate, ASI, Comitato Zonale Avellino Caserta Benevento, Fucile Beauty e Chime Prodotti Chimici. E allora, questo è un po' tutto quello che avevo da dirvi. Ora è il momento di far uscire le nostre ragazze in abito sportivo. Partiremo dalla numero 1 e la numero 2, le vedrete in tre momenti: abito sportivo, costume due pezzi, dove farò loro anche una piccolissima intervista, così le conosceremo anche meglio, un pochino più a fondo, insomma, alcune curiosità, e poi in abito da sera. Il tutto
sarà intermezzato anche da momenti di musica. Avremo due bellissime voci, una maschile ed una femminile. Sarà inoltre intermezzato, per così dire, anche da sfilate di moda, di alta moda, di abiti bellissimi con quattro modelli e due modelle. Però è il momento di entrare nel vivo della competizione, e allora andiamo subito a conoscere la concorrente numero uno e la concorrente numero due. Eccole che arrivano. Sono rispettivamente Sara Romano, 23 anni, di Nola, e la numero 2, Giulia Vitelli, 21 anni, di Castellammare. Allora lasciamo posto alla concorrente numero 3 e alla numero 4. Sono Gaia Corso, 15 anni, di Napoli, e la numero 4, anche lei di Napoli, Veronica Mica Milano, 14 anni. Tornate pure nel backstage, è il momento della concorrente numero 5, e Maria Manzo, 17 anni, di Gragnano, e la concorrente numero 6, Alessia Faiello, 14 anni, viene da Napoli. Di tutti guarda come stanno muti, zero smici fuori, non li voglio nel mio viaggio, metto la cintura, parte che non tolgo l'equipaggio, saluta salut, sventolo una bandana, pure se mamma è santa sono figlio di puttana, giriamo dentro un SUV, Milano una savana, siamo buchi buchi, le muove tutti, ascolta già guardo una pretty mamma che poi la porta a casa, prima ti dà la mano poi sono pronti con la lama, la situ è troppo strana, yeah. Contatto spagnolo chiama, arriva californiana, yeah. La polis per scompaiamo tutti. Siamo pochi pochi pussi, troppe pussi addosso. Muoviti se tu vuoi farli, che non cadono dal cielo con d'acqua e con tanti. Bene, grazie ragazze anche a voi. Numero 7 e numero 8. Elena Annunziata, concorrente numero 7, ha 21 anni, viene da Battipaglia. Numero 8 è Amelia Iuffredo, di anni ne ha 15, è di Napoli. Lo so, lei non lo sa, la strada è calda ma non ci spostiamo, quei soldi sposato, pure questa notte ritorniamo al contrario, bam bam, venga la gang, voglio bam bam, venga la gang, voglio bam bam,
bla 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 pookie. Okay. Ferme la porte à la pookie dans le sale. Bla 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 pookie. Okay. Ferme la porte à la pookie dans le sale. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Proseguiamo, andiamo avanti, altri due concorrenti, altri due aspiranti, la numero 9 Michelle in Bimbo, viene da Nola e ha 14 anni, numero 10 è Alissa Moccia, di anni ne ha 18, è di Battipaglia. E 12, eccole che arrivano e rompono anche loro sulla scalinata, sono Katia Ventrone, 23 anni, di Santa Maria Capua Vetere, e la numero 12 Sabrina Ambrosio, 18 anni, è di Nola. Grazie anche a voi ragazze, ecco la numero 13 e la numero 14, sono Maristella De Luna, viene da Eboli e ha 18 anni, l'altra è Domenica Palma Esposito, di anni ne ha 16, è di Sarno. Andiamo a concludere con le ultime tre concorrenti in gara questa sera, eccole qua che stanno arrivando, sono la numero 15 Carla Montuori, 14 anni di Torre Annunziata, la numero 16 Giulia Guarracino, 22 anni di Napoli, e Ioanna Flaminova Costadino, 16 anni di Eboli. But I know we're gonna fuck this, fuck this, fuck this, fuck this.
on the road, I should be. Can I hold you late October? We're only getting older. This fame is your smoke. Grazie ragazze, complimenti, tornate pure nel backstage perché la prossima cosa, e l'applauso ci sta bene, avete applaudito un po' poco, siete stati un po' avari di applausi, vabbè, capisco che siete impegnati, state degustando i piatti qui della tenuta, mi avvicino alla giuria, voglio sentire qualche impressione, anche se poi tra poco andremo ad apprezzare, ad ammirare le nostre ragazze in costume. Store, Armatore Store è uno store uomo-donna online con negozi fisici spalmati sul territorio campano. È concentrato su un fashion system che fa sentire impeccabili ad ogni occasione. È uno store che presenta ai suoi clienti collezioni esclusive di vari brand, da Armani Exchange, da Calvin Klein, alla Moschino, Blauer Colmar, Anthony Morato, Pinco Moschino e il suo brand Savile Row, per creare i look più glam o urban abbinando qualità a servizio e cortesia. E allora le mie parole non servono a parlare, è la moda di Armatore Store, eccola. Sono sbagliata a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che trovo per te sembra avorio ma invece alabastro. Ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco a stare qui con te. Sorriso, ma fa amico, stessi impazzito adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, non sei nel vetro, sembriamo noi. Cosa pensi quando ti poco prima che mi chiami? Sento tutto il tuo respiro, spero con le mani. Ma stasera con i forti ti vedo appena, per raggiungerti dovrò lasciarti andare. Stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ha cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di me questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera con riparte ti vedo appena, e per raggiungermi ma non lasciarti andare. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto. A casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. C'è provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Sorriso ma fuoco non mi costruisci impazzito adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa penso quando ti poco prima che mi chiami? Sotto tutti i tuoi respiri mi sfioro con le mani. Ma stasera con i parte ti vedo appena, per raggiungerti dovrò lasciarti andare. Stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera con i ricordi ti vedo appena, per raggiungerti ma non lasciarti andare. Andare per Armatore Store, complimenti. E a questo punto vorrei qui però Pietro Armatore, vieni, fatti identificare, vieni Pietro, complimenti, hai fatto un misto di casual ed eleganza, giusto?
Non l'ho intervisto perché è di poche parole, Pietro, di poche parole, fa anche lui, fa parlare gli abiti che insomma mette a disposizione degli utenti. Sentiamo anche i ragazzi, perché poi li vedremo anche più tardi per un'altra sfilata. Sentiamo i loro nomi. Te ti chiami? Alessandro. Francesco. Te ti conosciamo, sì. Giulia. Pietro, non fai il modello ancora? Lei è una modella, però non la conosco, l'ho vista appena è uscita, ho visto subito la sua presenza. Vedete la differenza? Possiamo parlare tanto, 30 secondi. Io non ci siamo con... come ti chiami? Milena. Vieni da? Sono russa, però abito a Napoli. Sei russa, però abito a Napoli. Io parlo cecoslovacco, ci possiamo capire? Non capisci? Diamo nome a Rosu Vinceschi, dove sei? I numeri, Jedra, Dva, Tristiri, Piet, Cesse, Dum, sono quasi uguali. Dobri den, dobri vecer, dobro noz. Piacere, sono Gianluca. Come avete visto, tanto per farvi capire, le ragazze che fanno il concorso di bellezza, ovviamente il loro portamento, tra virgolette, è incerto, perché si avvicinano a questo mondo, no? È giusto che sia così. Lei, l'ho vista uscire, ho capito subito che era una modella, ma non da come si muove, dalla sua presenza, si nota, è normale. Queste ragazze, chissà, magari qualcuna di loro un giorno potranno diventare, seguire lei. Torno da te, sei? Gianluigi e terminiamo con? Cristian, bene, ragazzi, preparatevi, no, rimani lì, non so se ti hanno fatto una bella foto a Pietro insieme ai suoi modelli, alle sue modelle. Io mi defilo giustamente perché il protagonista, la protagonista è la moda di Armatore Storra, quindi ci siamo, grazie. E allora, ragazzi, tornate dietro per prepararvi con gli altri abiti, te hai un compito importante, quello della giuria. Prego, grazie ragazzi. E allora, ritorno qui sul parterre della tenuta Ippocrate. Dicevo prima, non solo bellezza, non solo moda, ma anche musica, anche due belle voci. Vado a presentarvene subito una maschile, poi ne andremo ad apprezzare anche una femminile. Per il momento lo chiamo solo con un nome, poi andremo anche a conoscerlo meglio, perché è un personaggio curioso, molto curioso, ma molti di voi già lo conosceranno. E allora chiamo qui sul palco, è il momento di Adolf. Ciao Adolf, buonasera, non ti dico nulla, dici solo cosa ci canti, il titolo della canzone, poi ci conosciamo dopo. Anche stavolta, ma il microfono gli funziona, anche stavolta non funziona il suo microfono. Se volete gli do il mio, però non so se ha fatto un sound check con il suo, prendi l'altro. Titolo della canzone? Anche stavolta. Anche stavolta, interpreta Adolf, prego. Ciao ragazzi, buonasera, se mi accompagnate un po' con le mani, adesso che parte il basso, pronti? Vai, oh, 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 vai! Un po' di volume, grazie. Dai, vai! Tenuta Ippocrate! Ma che stasera ti passo a prendere, passo a prendere, passo a prendere. Prima che brucio poi trovi l'accendere, trovi l'accendere, trovi l'accendere. Un po' di cose da dover discutere, dover discutere. Chiedo anche adesso scappi di nuovo da me. Ehi, ti chiedo ancora cosa è successo. Non si trova un compromesso. Cerco l'alcol sempre più spesso. È da un po' che sono depresso. Ricordo che nella mia macchina quando stracciavi senza la patente, lo stereo a pallano due cantavamo, io poi che sfottevo la gente. Solo due litigi, una guerra mondiale, poi un lungo bacio travolgente. Noi due sopra il mondo che dominavamo sull'asse del controcorrente. Lasciati andare sempre di più, sciol fuori in gola che sale all'insù. Due pazzi come noi, dove li trovi? E allora perché diamine tu non ci provi? Sai che mi arrabbio quando fai così, e se mi vuoi bene tu rispondi di sì. E allora che cosa ti prendo con tutte ste storie? Io ti sorrego, ti porto il sole quando fuori piove. Spiegami cosa devo fare di più, lo sai intorno a me ci sei solo tu.
scusa faccio troppo, io dico è sempre poco. Sei tu che forse credi che sia soltanto un gioco. E intanto mi guardo gli screen dei messaggi e le foto dei tuoi tatuaggi. L'ultimo horror che abbiamo guardato, la buonanotte e tu mi hai abbracciato. Poi quella sera talmente ubriaca ti sei addormentata, io con la paura sono restato sveglio tutta la nottata. Lasciati andare sempre di più, c'ho il cuore in gola che sale in su. Due pazzi come noi, dove li trovi? E allora perché diamine tu non ci provi? E lo sai che mi arrabbio quando fai così. E se mi vuoi bene tu rispondi di sì. E allora che cosa ti prende con tutte ste storie? Io ti sorreggo, ti porto il sole quando fuori piove. Scivolo ancora tra le tue frasi, scatta quell'ora delle tue fasi. Purtroppo resto qui come ogni volta e mi torna addosso anche stavolta. Lasciati andare sempre di più, c'ho il cuore in gola che sale all'insù. Due pazzi come noi, dove li trovi? E allora perché diamine tu non ci provi? E lo sai che mi arrabbio quando fai così. E se mi vuoi bene tu rispondi di sì. E allora che cosa ti prende con tutte ste storie? Io ti sorrego, ti porto il sole quando fuori piove. Io ti sorrego, ti porto il sole quando fuori piove. Grazie mille Ippocrate! Adolf! Sì. Allora, Adolf della provincia di Avellino, che si definisce pop, rap, elettronica, insomma, un po' di tutto, giusto? Un miscuglio, sì. Un miscuglio. Però tu, so che nella tua zona e non solo, sei diventato famoso per due parodie, cioè, dici un po'. Sì, in realtà è nata per gioco questa idea e poi si è diffusa ed è diventata virale. Sì, abbiamo fatto una canzone prima con la nostra amica Gaia Bianco, dove si esibirà, Enjoy Avellino, non so se ve la ricordate, qualcuno forse se la ricorda, chi è da Avellino ovviamente. Una sorta di tormentone. Una sorta di tormentone, sì. E poi... Ehi, grazie. Insieme allo showman Enzo Costanza, che è stato anche a Zelig, tra l'altro, abbiamo fatto Quillo è Stordo. Chi è che se lo ricorda, più o meno? Più o meno, sì. Vedo qualcuno che ride, sì. Il resto sono di Napoli, a livello regionale, giusto? Sì. Ok. E quindi, sì, è nata perciò questa cosa ed è andata molto bene e sono contento. Bene, allora, quello che ci hai cantato è un tuo inedito, giusto? Sì, sì, si chiama anche stavolta ed è l'inedito dell'album che stiamo preparando con la B2B Recording Studio. Sta andando tutto bene, penso 2022, agosto-settembre, mo a butto così, dovrebbe finire. Con il supporto anche, ringrazio anche Luigi Petrillo, Mick Rec, un applauso, ci sta dando una mano anche nei nostri studi di registrazione, quindi siamo tutti amici stasera. Bene, allora lo hai ringraziato già posto io perché è il service di questa sera, ringrazio anche Francesco Lincoln Solle, grandissimo. E allora, Adolf, ti ringrazio, ci rivediamo dopo, anche perché poi duetterai con Gaia, giusto? Bene, Adolf, a dopo, ciao, grazie. È il momento del costume due pezzi, è il momento della nostra intervista, andremo un pochino a sviscerare le passioni, insomma i sogni delle nostre aspiranti miss. E allora ecco la concorrente numero uno che arriva sul palco ed è Sara Romano, 23 anni, di Nola. Eccola che arriva. Dura una vita intera, non avere paura che ne varrà la pena. Ciao Sara, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, 23 anni, studi, lavori, cosa fai? Sì, sono al secondo anno di università di scienze investigative. Da grande quindi vuoi fare la Sherlock Holmes? Spero di finire gli studi e di diventare criminologa. Criminologa, lavori anche oppure studi soltanto? Sì, sono appassionata di drink e l'ho reso un lavoro, quindi sono una barmaid. Sei una appassionata di drink nel senso che li fai soltanto o li bevi anche? li fai e basta, non li bevi. Bene, hobby? Mi piace tantissimo ascoltare musica, leggere e... E adesso il tuo hobby è quello di sfilare per Viste Principessa d'Europa. Affronta la giuria, vai! Gli applausi non li sento però, eh! Facciamoli, dai che si rimettano! Come di meglio da fare se mal
ogni tanto prendi un ciuffito, muovi lo letto, sto più spostito e tutte le volte finisce così. Che dici di no ma vuol dire che sei resta perché adesso che ci sei non posso più nasconderti quanto vorrei. Un altro ballo con te. Grazie Sara, accogli pure Cocomet numero 2, Giulia Vitelli, 21 anni, Castellammare. Eccola che arriva, vieni Giulia, peraltro molto abbronzata, vacanze fatte Giulia, buonasera. Buonasera. Fatte le vacanze? Fatte le vacanze, sei andata al mare, che hai fatto? Sono andata al mare. Sei andata al mare, sei abbronzata quindi. Senti, tu cosa fai, studi, lavori? Lavoro, faccio la cameriera al Sorrento. Cameriera, cameriera di sala, cioè sei in campo sala oppure? Sala, perfetto. Posso chiederti se sei fidanzata? No. Eri fidanzata? Sì. Come mai, è un'unione lunga oppure? Dopo 7 anni sono lasciata. 7 anni ti sei lasciata, ti ha mollato lui o sei tu che hai mollato a lui? Io ovviamente. Tu ovviamente. Finito l'amore? Forse non è mai iniziato. Beh, ci hai messo 7 anni per capirlo, però insomma ci ha voluto parecchio. Va bene, ok. A parte questo, sei emozionata? Un poco. Un poco, però so che tu vuoi fare anche un'altra cosa nella vita. Cosa? L'influencer. Questi nuovi mestieri, caro senatore, l'influencer, follower a go-go. Vabbè. Adesso vai verso la giuria e cerca a questo punto di influenzarli positivamente. Prego! Giulia, anche te accomodati. Concorrente numero 3, Gaia Corso, 15 anni, è di Napoli. Eccola che arriva la nostra Gaia. Prego, accomodati pure. Allora Gaia, 15 anni, presumo che tu studi. Studio all'istituto turistico. All'istituto turistico, cosa vuoi diventare quindi? Una sestiolo per continuare a viaggiare. Ti piace volare, ti piace insomma viaggiare, che metafor preferisci visitare, qual è il tuo sogno, qual è il tuo obiettivo? Le Maldive. Ah, le Maldive, ti piacciono le isole, il mare, eccetera eccetera eccetera. Senti, ti piace mangiare? Sì, è il mio preferito, la pizza. Il tuo piatto preferito è la pizza? Sì. Vabbè, qui caschi bene insomma, in campana, pizza napoletana, meglio di così. Fidanzata, te lo posso chiedere? Non sono fidanzata. Single per scelta? Sì. Dicono tante, finito per scelta. Ok, non è importante quello. Sei pronta? Vai, affronta anche tu il red carpet. Concorrente numero 3 che hai corso. Resta nei miei sogni, non uscire mai. Resta fantasia, non ho modo di averti. Resta nei miei incubi, quando te ne andrai. Non tornare mai, mai, mai. Grazie Gaia, bene. Concorrente numero 4, Veronica Milano, 14 anni, Napoli. Eccola che arriva Veronica Milano. Ciao Veronica, buonasera. Buonasera. Allora, dimmi qualcosa di te, lo studio, qualcosa che ci vuoi raccontare? Buonasera a tutti, frequento la terza media e il mio sogno nel cast è diventare modella. Modella? Hai una modella a cui tu ti rifai, nel senso, oppure c'è una tua star nel mondo della moda, oppure no? Sì, bella. Ah, ti piace lei, eh? Proprio... Vabbè, ok. Cioè, è la prima volta che partecipi a un concorso di bellezza? Sì. Quindi emozionata, 1 a 10 quanto sei emozionata? 11. È un ricorrente questa cosa. Però tranquilla, un bel respiro e vai fino in fondo. Anzi, fermati lì dove c'è quella croce bianca, vedi? È il punto di miglior luce, lì sei illuminata perfettamente, ok? Prego, concorrente numero 4, Veronica Milano. Grazie
Veronica numero 5, Maria Manzo, 17 anni, di Gragnano. Vieni pure. Buonasera, ciao Maria. Buonasera. Allora, te vieni da Gragnano. Gragnano, non so se lo sai, ma ci è stata incoronata nel 2018. Ho avuto il piacere io di annunciare la sua vittoria alla finale nazionale. Rosa Sorrentino, che è proprio di Gragnano, del vice principessa a Roma 2018. Evidentemente in questo paese nascono tutte belle, che ne dici? Per Rosa si vale, per me non lo è. Per Rosa vale, che ne sai? Anche lei quando è venuta non sapeva mica di vincere. Comunque, te cosa fai in quel di Gragnano? Niente, studio, sono al, devo iniziare il quarto anno di liceo classico e come sport faccio la danza. Non è poco, insomma, studi latino, greco, qual è la materia che ti piace di più? Greco. E quella di meno? Matematica, ovviamente in contrapposizione, chi dice greco-latino indubbiamente non può piacergli la matematica. A questo punto non ti chiedo di fare nessun calcolo, vai spontaneamente e affronta la passerella anche a te, prego. Anche a Maria Manzo, Alessia Faiello, 14 anni, Napoli, eccola che arriva la nostra Alessia. Prego. La fate alla grande queste scale, brava. Ciao Alessia, buonasera. Salve. Allora, dici cosa fai? Studi? Studio il turistico. Turistico, da grande che vuoi fare? La stilista. Bene, senti, so che vuoi fare un ringraziamento particolare, ti viene detto io vorrei ringraziare una persona, posso, ma ci mancherebbe se non puoi. Chi vuoi ringraziare? Allora, volevo ringraziare te mamma, anche se non ti vedo, però vabbè, dettagli. No. Ti ringrazio perché è grazie a te se sono qui, soprattutto grazie ai giudici, ma anche grazie a te. Grazie al tuo sostenermi, ai tuoi sacrifici, perché ci sono dei sacrifici dietro tutto questo. Ti ringrazio. La mamma non la vediamo, ma probabilmente qualche lacrimuccia la starà tirando giù. Va bene, una lacrima di gioia, hai fatto una bella dedica, ora sei pronta? Vai, prego, è tutto tuo la passerella. Grazie Alessia, accomodati pure tra le tue colleghe. Elena Nunziata, numero 7, 21 anni, Battipaglia, eccola. Prego. Ecco che arriva Elena. Allora, 21 anni, innanzitutto ciao Elena, buonasera. Buonasera a tutti. Studi ancora oppure lavori? Io sono una studentessa universitaria, sono al quarto anno di giurisprudenza e speriamo che le cose possano procedere nel migliore dei modi e la mia ambizione più grande è quella di poter lavorare un po' nell'ambito della magistratura. Magistrato, eh? Sì. La miss magistrata, bella, 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 ci piace questa cosa. Posso chiederti se sei fidanzata? No, sono felicemente single. Felice, non lo cerchi quindi? No, al momento no, penso un po' a me, al momento ho tempo per cercare qualcuno. Piace viaggiare? Tanto. La tua meta preferita? L'America. In generale, New York? Mi piace girare un po' e portare qualcosa con me, è un modo anche per arricchirsi. Beh, viaggiare è cultura, ci mancherebbe. Ora fai un piccolo viaggio, questi 15 metri, e poi torna da noi però. Vai, Elena Nunziata. Yeah.
Grazie anche a te, Elena. E allora proseguiamo, andiamo avanti. Concorrente numero 8, Amelia Iuffredo, 15enne di Napoli. Sei così bambina ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore. Buonasera. Stra emozionata. Allora, la mia domanda è questa: dici quello che ti pare, cosa che fai nella vita, raccontaci 20 secondi. Allora, studio, vado all'istituto agrario e faccio ginnastica artistica. E basta, guardi la televisione, fai shopping. Sì. E guardi la televisione. Genere? Horror, romantici, comici. No, anche avventura. Avventura, e allora questa di Miss Principessa Europa è una bella avventura, quindi avventurati verso la giuria, ok? Prego, concorrente numero 8, Amelia Iuffredo. Non ti piaceva un altro, ma che fine ha fatto? Ok, che sono bello, ma non così tanto. Cosa stai cercando su quel piedistallo? Ok, che sono alto e che ti tratto bene. Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme. Dammi il tuo cuore, baby, farò di te una donna. Grazie Amelia, e voglio fare i complimenti a quei due tavoli là che applaudono sempre, eh? Di qua un po' meno, che là applaudono sempre, bravi, bravi, bravi. Complimenti, danno il giusto coraggio alle ragazze. Numero 9, Michelle in Bimbo, 14 anni, Nola. Prego. Eccola qua, in Bimbo, questo cognome tradisce un'origine dove? Mia mamma è somala. Ah, è somala, tua mamma è somala, tu sei una... diciamo, un mix. Senti, cosa fai? Studi? Sì, 14 anni. Sì, studio al liceo linguistico, è il secondo anno. Che lingue parli? Vorresti parlare, cioè stai imparando? Francese, spagnolo e inglese. Italiano, giustamente. Qual è quella che ti piace di più? Spagnolo. Spagnolo, da grande che vuoi fare? L'hostess di volo, proprio perché a me piace viaggiare. Ti piace viaggiare, quindi un giorno qua, un giorno là, si vola, si atterra, si dorme una notte, poi si ritorna, però si gira il mondo, giustamente. Ora, il percorso è molto più breve, però è impegnativo e dai il meglio di te stessa. Prego, vai pure. Michelle, il bimbo. Love beat, forse ci salverà. Sai che non mi importa di stare solo. Grazie Michelle. Numero 10, Alissa Boccia, anni 18, provenienza Battipaglia. Vieni pure. Eccoci qua, ciao Alissa, porti il numero 10 che calcisticamente è un numero molto molto importante dei grandi campioni. Allora, che sogni hai nella vita? Sei giovanissima, quindi avrai un sogno? Sì, diciamo che io adesso mi sono appena diplomata in lingue, quindi il mio sogno è comunque quello di viaggiare. Difatti mi sono appena iscritta all'Università di Pisciano e prenderò lingue e culture straniere. Che lingue parli? Italiano, inglese, spagnolo, francese e un po' di rumeno. Il rumeno non te lo chiedo perché lo parli, non credo tu l'abbia studiato a scuola, ma non lo voglio sapere. E spagnolo, mi dici, signore e signori, buonasera e benvenuti a Miss Principessa d'Europa. Hombres y mujeres, bienvenidos a Miss Principessa d'Europa y buenas tardes. Oh, brava, promossa, complimenti, bravissima. Vediamo se sei promossa anche dai giudici. Prego! La concorrente numero 10 Alissa, è il momento della numero 11 Cadia Ventrone, 23 anni, Santa Maria Capua Vetere. Eccola, no, che arriva. Comodati. Che non mi importa di stare solo.
Buonasera, ciao Katia. Buonasera. Allora, te che fai? A 23 anni studi? Studio fashion design a Napoli. A Napoli, da grande vuoi diventare? Una fashion designer. Fashion designer, studio per quello. No, perché a volte dico studio questo, da grande vuoi fare un'altra cosa. Quindi invece tu no, sei precisa e diretta. Questo 13 che hai disegnato sullo sterno, puoi dirci cosa significa? È un numero fortunato, un numero fortunato, il 13. Vabbè, magari 17, per alcuni 17, per altri 13. Vabbè, è vero che qui campare la camera è molto importante, però senti, c'è un fidanzato che ti aspetta qui da qualche parte o sei single? No, super single. Super single, l'ho detto anche con orgoglio, quando dire no no, io sono super single. Però c'è qualcuno che vuoi salutare? Una mamma, un proprio non so. Mia mamma. Mamma che non vediamo, non sappiamo dove sta, mamma, comunque vabbè, come si chiama? Maria. Maria, ciao Maria, ti salutiamo, non sappiamo dove sei, comunque ora tua figlia provvederà ad andare verso la giuria. Prego, accomodati pure. Katia Veltroni. Solo per starti vicino, questa notte tra le note che scudo dal finestrino in giro per la tua città. Io ti seguo, non mi importa dove vai, se chiami questa notte. Grazie Katia, complimenti anche a te. Numero 12, Sabrina Ambrosio Nola, 18 anni. Eccola che arriva Sabrina. Ciao Sabrina. Allora, studi? A breve sarò una studentessa universitaria in scienze tecnologiche. Anche te, anche un'altra ragazza, non mi ricordo chi, però stessa cosa, mi abbassi leggermente la base musicale, grazie. Senti, hai una grande passione per gli animali, però? Sì, nel mio tempo libero cerco di accudire quanto più possibile animali randagi. I cani e i gatti, in prevalenza, ovviamente, insomma. Però sei anche innamorata, giusto? Sì, molto. C'è un fidanzato, sì? Sì. È qui stasera? Sì. Dov'è Mario? Mario? Si chiama Mario? Mazzo, so anche che si chiama Mario. Non lo vediamo però. È sparito Mario, ma niente ti ha dato buca. Non so. Eccolo là! Ciao Mario, ciao, 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 ciao. Bene, 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 sto facendo la ripresa, vedi, non so se è lui, però vabbè. È lui, lui, lui. È impegnatissimo Mario. Falla bene, mi raccomando. 3, 2, 1, vai pure, con Mario che ti riprende. Ho espresso un desiderio che un po' somiglia a te. Mi chiedi dove sono prima di come so. Non dirmi che ti manco perché tanto già. Grazie, grazie Sabrina. Maristella De Luna, con corretto numero 13, di anni ne ha 17, proviene da Eboli. Allora, domanda stucco, ti piace fare shopping? Molto. Beh, ad una donna insomma, è difficile che non gli piaccia. Il tuo acquisto preferito, il tuo genere di acquisto? Abiti eleganti. Abiti eleganti. Molte si buttano via sulle scarpe, sulle calzature, sulle borse. Magari tu abiti. Abiti. E guardi la televisione? Sì, molto serie TV. Netflix? Sì. Che tipo, l'ultima serie TV che hai visto? Chicago Med. Piaciuta? Sì, molto. Oltre a questo che fai? Niente, studio, devo andare a fare il quarto anno al liceo delle scienze umane. C'è anche un liberato nel tuo cuore? Sì. C'è qui? Sì. Dove stai, insieme a Mario? No, non è insieme a Mario? Vabbè, è liberato comunque, da qualche parte sarà. Cioè, ma questo come fa a sapere tutto? Ma io so tutto delle ragazze, ne so più di voi, anzi, ne so più di voi fidanzati. Avanti, mettiamoli un po' così in subbuglio. Sei pronta? Non vedi l'ora, tu non vedi l'ora di andare verso liberato. Dai, è pronto anche lui con il telefonino. Accomodati pure, prego. Se a ballare, ma poi meno male che più tutto chiuso restiamo a parlare e mi dici che tu vorresti scappare una macchina in mare, non torniamo più. Cabriolet, panorama, non lo so perché, ma ci sentiamo.
Grazie anche a te, ma Maristella numero 14, Domenica Palma Esposito, 16enne di Sarno. Eccola che arriva, la numero 14. Allora, che fai a Sarno? Vai a scuola? Sì, frequento l'istituto agrario, il terzo anno. E sport ne fai? Facevo un lavoro. Smesso? Come mai? Per il virus. Vabbè, quella è una cosa molto, speriamo di riprenderla, dai. Anche perché in questo momento la pallavolo italiana femminile, insomma, vive un bellissimo momento. Ieri sera abbiamo vinto gli europei. Abbiamo vinto gli europei, quindi battendo la nostra bestia nera che è la Serbia. Che ruolo giochi a pallavolo? Centrale. E allora, guarda, è proprio centrale la nostra passerella, ti si addice. Sei pronta? Prego. Domenica Palma Esposito. Grazie ancora Domenica. Carla Montuori, concorrente numero 15, è di Torre Annunziata e ha 14 anni. Vieni pure. Allora, quali sono le tue passioni? Filare, disegnare bozzetti e anche posare. Disegnare bozzetti? Sì, no. Fai vestiti di che genere? Abiti eleganti. Abiti, come ti sei avvicinata al mondo dei concorsi di bellezza? La prima volta che fai un concorso? Sì, la seconda volta. La prima volta ho vinto la fascia nazionale. Di un altro concorso, non lo citiamo per correttezza, e questa volta insomma, speri di bissare questa cosa. Anche se tu sei una delle tre che è già finalista nazionale, poi come vi dicevo prima ve l'ho spiegato, poi le citeremo alla fine. Ok, sei pronta? Ma sì, dai, ti vedo anche emozionata nel giusto modo. Prego, accomodati pure, numero 15, Carla Montuori. Complimenti a Carla, numero 16, le ultime due concorrenti è Giulia Guarracino, 22 anni, di Napoli. Eccola che arriva. Allora, 22 anni, napoletana, buonasera. Buonasera a tutti. Che fai nella vita? Frequento il secondo anno della magistrale di ingegneria meccanica. Ingegneria meccanica, una miss... che fa ingegneria meccanica. E il tuo sogno nel cassetto? Il mio obiettivo è diventare, oltre che un ingegnere modello, modella. Ingegnere modello, modella, gioco di parole carino, perfetto. E fidanzata? Attualmente no, ma ci stiamo lavorando. Quindi c'è qualcosa che vuole impedirla. Perché Miss Principessa d'Europa? Per mettermi in gioco e vedere se riesco a raggiungere questo obiettivo. Bene, e allora è il tuo momento, vai, goditelo e divertiti. Prego, numero 15, Giulia Guarracino. Grazie Giulia, e andiamo a concludere con la concorrente numero 17, Ioanna Plamenova Costadinova, anni 16, viene da Eboli. Prego. Oh, oggi piangeva un pochino, adesso sorride, siamo contenti. Buonasera. Buonasera. Era proprio terrificante oggi, vedete, tutto lacrime, è andata al bar, emozionatissima, adesso ridi e siamo contenti che ti sei, no? Sciolta, non è un problema, dai. Senti, studi? Sì, faccio il liceo linguistico, il terzo anno, e vorrei fare l'interprete. Che lingue stai studiando? Inglese, francese e inglese.
spagnolo. In Spagna parli anche il bulgaro, visto che sei di origine bulgara? Sì. In che città sono i tuoi, tua madre, credo? Cavarna. Ok, allora non andare a Cavarna adesso, ma rimani qui, anche perché il posto è fantastico, io non ci starei qui tutta la settimana, ma purtroppo devo tornare a casa perché poi ripartiremo per Rimini. Sei pronta? Dai, sei l'ultima, hai aspettato tanto, però dai, ne vale la pena. La giuria è laggiù che non ti perde d'occhio. Costadino, ma io amo Costadino. Ed eccola che torna e va a completare questo bellissimo schieramento che direi merita un grande, grande applauso da parte vostra. Sono le vostre figlie, sono le vostre sorelle, sono le vostre fidanzate, sono tutte belle, tutte meritevoli e complimenti, complimenti davvero ragazze. Allora, il più è fatto, dai, su, eravate emozionate, dai, avete fatto anche l'intervista, siete state bravissime, vi faccio i miei davvero personalissimi complimenti. Rimane l'abito da sera, quindi ce l'abbiamo quasi fatta, ok? A questo punto facciamo una bella uscita come sappiamo fare, una bella fontana, torniamo dentro e ci prepariamo per l'ultima uscita, quella con l'abito da sera. Prego. A fine serata siamo già travolti, uscendo dalla pista con la giravolti, però non fare tanti come l'altra volta, siamo già tutti in macchina. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria, e tu chi sei, bella come un'estate in Italia, che canta sotto la luna e sotto fa nel mare. Proprio vado dalla giuria perché devo dare un attimino anche il tempo di cambiarsi, voglio sentire qualche altra voce, autore, giudizi. Lui, col dono che è arte, valorizzare tessuti e colori grazie a una mente creativa capace di evidenziare con stile, pregi e particolarità, fino a realizzare un capo unico che è una scultura di stoffa realizzata con estro, tecnica e originalità. E allora ammiriamo questa sfilata. Paolo Iovino Quatiù. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Doesn't even matter. I had to fall to lose.
Complimenti, l'applauso del pubblico testimonia sicuramente la vostra eleganza, complimenti davvero, e rivedremo poi un'altra collezione sempre del nostro Paolo, gli abiti da sposa, quindi vi lascio tornare nel backstage perché l'abito da sposa è impegnativo, prego, e torniamo però agli abiti eleganti delle nostre aspiranti miss. È l'ultimo momento, l'ultima occasione per farsi notare dalla giuria, quindi si giocano qui tutte le carte di ogni singola ragazza. E allora ripartiamo dalla concorrente numero 1 e dalla concorrente numero 2, questa volta a padroneggiare qui sul parterre della tenuta Ippocrate. È il fascino, l'eleganza delle nostre ragazze. E allora ecco qua la concorrente numero 1 Sara Romano e la concorrente numero 2 Giulia Vitelli. Corso numero 4 Veronica Milano. Ragazze, è il momento di Maria Manzo, concorrente numero 5, e Alessia Faiello, aspirante miss numero 6. Thank you.
7, Elena Nunziata, di numero 8, la media, Giuffredo. Numero 8, no, non andare via. È andata via, ora ritornerà. Grazie. Congress. I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. Grazie ragazze, accomodatevi pure perché scendono qui nel parterre la numero 9 Michelle in bimbo e la numero 10 Alissa Moccia. Prosegue con la concorrente numero 11 Cavia Ventrone e la concorrente numero 12 Sabrina Ambrosio. Baby, when push comes to shove, damn, baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. Bene, grazie ragazze. Allora procediamo con la concorrente numero 13 Maristella De Luna e la numero 14 Domenica Palma Esposito. You ain't my boyfriend, but you don't want me to say nobody. But you ain't my boyfriend,
ragazzi, allora andiamo a presentare le ultime tre concorrenti, il numero 15 Carla Muntuori, il numero 16 Giulia Guerracino e il numero 17 Ioanna Plamenova Costadinova. Andate a completare lo schieramento, l'applauso per sottolineare la bellezza, l'eleganza, lo splendore di queste 17 ragazze davvero belle. Mi faccio una foto anch'io con loro, così anch'io risplendo della loro bellezza e guadagno molto. E allora ragazzi, è fatta, dai, è fatta, ora dobbiamo soltanto aspettare il verdetto della giuria. Prego i giurati, per quanto possibile rapidamente, di mettere in bella, se non lo hanno già fatto, tutto ciò che hanno buttato giù come appunti nel foglio dedicato appunto alla cosiddetta brutta. Però voglio trattenervi qui perché, come dicevamo prima, Priore è pronto lei con l'assegnazione di queste medaglie, perché lei mi diceva che avevamo un attestato delle medaglie. Quindi non so se siamo pronti per questa cerimonia solenne. Voi eravate nel backstage, però il nostro priore dell'ordine dei Cavalieri di Gerusalemme ci tiene a consegnarvi un attestato e una medaglia in onore comunque della vostra bellezza, che sono tutte belle. Dice: io non so chi votare, quindi le premio tutte. Comunque tutto un attestato e una medaglia. Ora, eccoli qua, stanno arrivando, anzi sono in molti, vedo. Allora, prego, venite. Tutti i cavalieri? Sicuramente sì. Complimenti per... Vedo anche qui questa croce, questa doppia croce. Allora, abbiamo tutto. Mettiamoci però a favore magari di, ecco, mettiamoci a favore di fotografi, di telecamere, così. Allora, siamo in tanti, Allora, guarda, disponiamoci magari un attimino qui sul parterre, Ci siamo? Il momento è coincitato. Si è intrecciata qualche medaglia. Nel frattempo magari invito Salvatore a ritirare le schede giuria, anche Rita, così. Allora, come c'è un nome, sì, fate voi, decidete voi. Medaglia al collo,
Priore, però mi scusi, prima che un attimino, venga qui accanto a me, gentilmente. Io ho detto prima, sono stato un po' riduttivo nel declamare il suo titolo. Me lo dice tutto quanto per intero, lei rappresenta, Sono il priore generale dell'ordine sovrano militare del Tempio di Gerusalemme, organizzazione templare che viene fuori dal 1118 fino al 1307, poi oscurata e rimessa alla luce nel 1804 per volontà napoleonica in Notre Dame di Parigi il 14 novembre del 1804. Ed eccoci qua, siamo a Napoli e nel convento dei frati minori a Portici con precisione come quartier generale, e abbiamo il piacere di decorare queste bellissime concorrenti con l'augurio che andranno sempre più avanti nella vita, bellissime. Grazie, e allora consegniamo questo attestato. Ci pensate, siete tanti, quindi io non so, fate voi, vai, io vi lascio, avete un vaso qui, mettiamo le medaglie, facciamo, sì, ora la organizziamo, appena che le abbia, facciamoli premiare, poi facciamo un bel gruppo e okay, così le ragazze hanno diplomi e medaglie. È un momento improvvisato, ma comunque un momento, no? Posso averne uno di questi diplomi, così leggo a beneficio del pubblico cosa c'è? Oh, perfetto, eccolo qua. Allora, concorso di ordine sovrano militare del Tempio di Gerusalemme, concorso di bellezza, principessa d'Europa 2021, 5 settembre 2021, complesso ottenuto a Ippocrate Avellino, attestato di partecipazione e medaglia dell'ordine di, e poi qui ci sarà il nome della ragazza che ognuno di loro insomma si metterà, ok? Allora, abbiamo tutti i diplomi, c'è anche un altro attestato, ragazzi, siete piene di stasera di onoreficenza, preparate i quadretti per... Abbiamo altri attestati, mi raccomando la giuria, acceleriamo le operazioni. Allora, altro attestato. Allora, cosa abbiamo per le ragazze? Posso? Allora, questo, ok. Allora, questo è un attestato ASI, Comitato Zonale Caserta Avellino Benevento, è un attestato di partecipazione finale regionale campagna Miss Principessa d'Europa 2021. Ci sono anche già i nomi stampati, per esempio Sabrina, leggiamo la frase: un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna, e questo vi fa veramente onore. Complimenti, ve lo lascio, perfetto, consegnatelo pure, però vorreste sapere chi sono. Allora, non so voi che ordine lo avete, ve lo dico io. Allora, te hai Sabrina Ambrosio, che è la concorrente numero 12. Poi abbiamo Gaia Corso, che è la numero 3, la 3 di là. Maristella De Luna 13. Mentre Domenica Palma la numero 14. Di là. I numeri pari sono a destra e i numeri dispari sono a sinistra. Adesso facciamo una foto, una bella foto. Terminiamo di dare gli attestati. Chi abbiamo? Paiello Alessia è la numero 6, mentre Giulia Guarracino è la numero, non la trovo, Giulia numero 16. Michelle Imbimbo è la concorrente numero 9. Io direi di terminare l'operazione se vogliamo fare una bella foto. Poi Ioanna Costrino è la numero 17.
Amelia Luffo e la coppia numero 8. Presidente, venga, che fa una foto anche lei, no? Presidente. Presidente Asi, Ettore. Maria Manzo, concorrente numero 5, mentre Francesca Noemi. No, non c'è. Veronica Milano è la concorrente numero 4, mentre Alissa Moccia è la concorrente numero 10. Chi manca? Manca la numero 11, Katia, ce l'hai te? Eccola. È la 11, no, Katia è la 11, attenzione, Katia è la 11, mentre la concorrente numero 15 è Carla Montuori. Elena Nunziata è la concorrente numero 7. È un altro, quella Katia Ventrone è lei, l'altro non so chi sia. Perfetto, ce l'avete tu, tutte munite? Carla Montuori è il numero 15, eccola là. Siamo tutti incoronati con la medaglia. Anche a me, oh, questo momento lo devi fare. Dimmi corona, presidente. Vieni da Terni, vero? Bene, a Terni abbiamo avuto una bellissima commenda con un nuovo vescovo, dopo che ha dato via Paglia, che lo chiamavano Piglia. È così o no? Il vescovo Paglia, dicevano, effettivamente, sì, Piglia, perché poi è diventato, tra l'altro, dal Vaticano a Paglia. Non so se hai conosciuto la nostra comandante di Terni, Mirella Canonica. No, non la conosco, Mirella Canonica non la conosco. Ma ci posso mettere in contatto, però non la conosco. Il vescovo Paglia lo conosco. Il vescovo Paglia sì, lo conosco. Ho avuto modo anche di presentarlo. Grazie a lei. Complimenti al vostro ordine. E allora, ragazzi, l'attestato ce l'avete, la medaglia me l'hanno data anche a me, faccio parte di voi, siamo tutti cavalieri e cavaliere, ok? A questo punto si ritorna dietro, perché tra poco vi chiamerò per le fasce. Ricordatevi le tre fasciate che debbono uscire con la fascia rossa e la corona in testa, ok? Facciamo uscita quella che ormai siete diventate bravissime a fare, ma sì, dai, ormai non vi mette più paura nulla. Eravate spaventatissimi, oggi sono stato un po' duro con voi, mi sono fatto sentire, però vedi che poi avevo ragione, siete state molto brave, andiamo? Siete pronta? Vai, prontissima, dai! Sorpresa. Pensate lei alla struttura, va bene. Ci ha dato buco. Quando il fuoco. Ogni donna vuole indossare il momento più bello, il giorno più bello, sono gli abiti da sposa di Paolo Iovino Quaturra. When
Te, vieni, complimenti, non sento l'applauso però, sono impegnatissimi a mangiare la carne, l'ho visto. Paolo, vieni pure, eccolo qua, accomodati pure, faccio i miei personali complimenti, abbi davvero davvero splendido, anche te vedo che sei proprio al top, complimenti. E allora lascio anche a te la foto ricordo. Ci siamo, avvicinati, avvicini, stringi. Eccolo qua. Perfetto. Belli, belli, belli. Complimenti davvero. Paolo, non ti faccio parlare, ma per una volta veramente dico che i tuoi abiti valgono più di tante tante parole, quindi non c'è bisogno che tu parli, e tu non farmi parlare, ma ti dico che comunque non c'è bisogno. Complimenti ragazzi, complimenti anche a voi, avete indossato con sentimento questi abiti, non sempre lo si fa. Paolo, grazie ancora, torna pure tra i giurati, vi faccio una foto anch'io con le spose, intanto qui che non basta, fotografo, grande fotografo, mi raccomando, questa ha un grande valore. Volto verso l'alto vuol dire che il vostro umore non è dei migliori, anzi siete proprio incavolati. Se il bianco invece è rivolto verso l'altro, siete di buon umore e quindi anche, insomma, siete tranquilli, vi si può avvicinare. Questo è un segnale tacito che insomma i cavalieri riconoscono, quindi pertanto ora lui sicuramente li mette tutti quanti con il bianco rivolto verso l'altro, poi voi fate voi se lo volete girare che state incazzati neri. No, non si, questa sera non si può essere. Esatto. Bene, questo è un altro fuori programma. Presidente Asi, abbiamo trovato qualcuno che ritira quest'altro premio. Oh, perfetto, molto bene. Ora terminiamo. Senatore arrabbiato? No, non mi sembra. Ehi, eccoci. Ti lascio a te. Questo questo è un teatro, è di tutto e di più, ok? Io, se mi permettete, posso chiedervi un applauso per Gianluca, che grazie, è simpaticissimo, grazie, Gianluca, e grazie. Professionalissimo, se si può dire. Si può dire, lo diciamo. Ti ringrazio, lo sei molto. Ok, grazie. Che ci canti adesso? Adesso una canzone che si chiama Vinile, l'abbiamo scritta io e Gaia Bianco, è una canzone che parla un po' di noi due, della nostra storia artistica e un po' anche di, diciamo, tocca delle nostre piccole storie. Non ci svelare tutto, esatto, ascoltiamo, sì, le parole così ne sapremo di più, ok? Grazie. Adolf, vai. Mi piace, sai, questo tuo nuovo sound style, nelle mie cuffie all night, nel mio mind, gira solo la white.
a fare il culo perché abbiamo usato questo viaggio dove ci ha portato, le foto, le storie, i like, la nostra vita che aggiorna lo stato. Sempre sul pezzo, l'ansia ci strozza, ogni paura è un punto di forza. Dimmi le sogni e preoccupazioni, di venir meno le tue canzoni di preoccupazioni. Noi siamo quelli che incontri con la faccia tosta, possono farti tuoi se rinunci a girare sulla nostra giostra. Mi ritorni in mente, è come un vecchio vinile, spero solo tu possa capire tempo per te e per le tue stronzate. Voglio solo smettere di fumare. Dicono sei troppo bravo, ora che in giro sai ti parla solo di me. Non seguo mai il cuore, per questa gente va che le parole mi scrivi di notte, sei felice forse. So come far uscire il peggio di me. Questa musica mi ha dato tanto, senza mai chiedere nulla in cambio. Faccio la nuda la namasta vita, credendo che non mi avesse mai tradito. Un applauso a questo strepitoso evento! Caduto, rialzato, punto sopra il top. Piove di fronte al rap e l'hip hop. Alcuni lo so che vorrebbero il pop. Mi spiace per loro, io tutto non stop. Questa musica mi ha dato tanto, senza mai chiedere nulla in cambio. A giovane dall'anima sta vita, che nella gara non mi avesse mai. Grazie, grazie mille. Volevamo ringraziare anche l'ASI, Comitato Nazionale, con il presidente Ettore De Concilis, che è stato strapresentato, però volevamo ringraziarli anche noi per averci invitato qui. Grazie veramente di cuore, grazie a tutta la giuria, grazie a voi. Ma lo facciamo un altro grandissimo applauso a queste ragazze che sono state bellissime. Sì, esatto, bravissime. Sì, 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 facciamoglielo, facciamo anche nonostante noi. Brave ragazze, brave, brave, brave. Però, visto che prima ho presentato Adolf, comunque ci siamo scambiati qualche opinione, io ho letto un pochino il tuo curriculum e ho visto che tra le tante cose sei stata premiata anche dal maestro Vince Tempera, ho letto, a Casa Sanremo. Maestro Vince Tempera è un mio amico, perché comunque anche quest'anno, io sono 6 anni ormai che presento il Festival di Sanremo a Casa Sanremo, e lui è sempre il presidente di giuria di Sanremo New Talent, quindi lo vedrò. Non lo sapevo. Lo vedrò adesso, oltretutto a settembre, a fine settembre, perché c'è un'edizione di Sanremo New Talent Summer sempre a Rimini, quindi lui sarà presidente con Maria Teresa Ruta, insomma c'è Moreno, eccetera eccetera. Te lo saluto, chissà. Grazie. Se si ricorda di Gaia, sì. Magari oltre a questo però, Gaia, cosa dobbiamo dire di te? Lo scorso 5 febbraio ho vinto a Casa Sanremo con il mio primo inedito che ho scritto all'età di 15 anni e sono risultata finalista fra le 12 e ho vinto, e poi ho fatto uscire qualche mio inedito. E lui da quando lo conosci? Da quanto tempo? Ma in realtà avrei voluto non conoscerlo, però lo conosco da circa un annetto e mezzo. Non so quanto ci guadagni a sta. Quando alla fine mi sembra un bello ragazzo. Fa figura. È simpatico, lui ce la faccia simpatica. È strambo. Però a me piace lui. A me anche piace. Tu mi piaci, Gianluca. Non lo conosco, non l'ho conosciuto oggi, per me è stato rimasto subito simpatico. Non gli dire così perché dopo ti chiama. No, è vero, però io sono molto reale. Cioè lui sono quelle cose che appelle così. Appelle, cioè, esatto. Simpatico. Beh, è stato subito simpatico. Oh, che devo fare? Fa finta di essere simpatico. Senti, che ci proponete adesso? Un pezzo. Allora, adesso canto io una cover in francese della quale ho riscritto la seconda strofa e si chiama Pochi. Oui, en français, tu parles français très bien. Oui, oui. Oulala, moi aussi. Ok, allora, bonne chance. Grazie. E canta Gaia e dopo ti unisci? Yes. Yes, yeah, oui. È l'inglese. Gaia! Battiamo le mani a tempo? Batte bon cablane, ouais, je sens tal sem je l'avocat. Entre nous, on sait, batte bon café, vola mal, bébé fait de sale. Allo, 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 million dollars, bébé juice, bébé fait de sale. Allo, 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 million dollars.
million dollar, baby, just a sweet game, our game, vaina zupa, bang, bang, bang. Sweet game, our game, vaina zupa, bang, bang, bang. Bla 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 pookie, FM la porto la boogie don't side. Bla 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 pookie, FM la porto la boogie don't side. Pookie, 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 FM la porto la boogie don't side. Pookie, 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 FM la porto la boogie don't side. Depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, je veux dans ça. E ciao ciao, prendo un aereo per Milano e corro via da questo inutile baccano. E cosa resta se non una stupida promessa? Dici ti amo e a me gira già la testa. Urla quanto ti pare, tanto ormai non c'è più niente da fare. Spero che almeno tu possa cambiare, con me è già troppo tardi. Cioè spooky sweet game, ok, vai una giuppa, bang bang bang. Sweet game, ok, vai una giuppa, bang bang bang. E bla 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 pookie, FM la porto la boogie don't side. Bla 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 pookie, FM la porto la boogie don't side. Ah, depuis longtemps, je veux don't side. Depuis longtemps, je veux don't side. Depuis longtemps, ah ah, je veux don't side. Baby, fais du sale, allo allo allo. Million dollar, baby, just baby, fais du sale, allo allo allo. Million dollar, baby, just. On se jola, on se jola, on se jola, on se jola. Depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, ah ah, je veux dans ça. Ah, depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, je veux dans ça. Depuis longtemps, ah ah, je veux dans ça. Grazie, grazie mille. Dai, vieni, facciamo un altro pezzo insieme. Va bene, ok. Allora, il prossimo pezzo è una canzone che abbiamo deciso di scrivere in onore della nostra terra natia e di tutto il sud Italia, perché noi siamo di Avellino. È una canzone molto patriottica e parla dell'amore che abbiamo per la nostra terra e di cercare di costruire il nostro presente e futuro qui nella nostra terra e di non fuggire via, giusto Gaia? Certo. E la canzone si chiama Il posto in cui tu non guardi mai. Bene, quando vuoi Francesco? Vai un po' con le mani? Dai, dai che fa freddo così ci riscaldiamo pure. Notte fonda attorno, trovo mamma alzata. Finge con il sorriso, dentro preoccupata. Silenzio tra i palazzi inverno, aria gelata. Guardo il soffitto, penso ai sogni della mia giornata. Nella mia stanza penetra, mi sveglia il sole. Le voci dell'argento, tutto il calore. Teatro a cielo aperto, io come un attore. Penso a questa città, la porto ovunque nel mio cuore. Se non hai più tempo per stare con me, se non vuoi pensare. Parlo al tipo, re a cappello, tra gli applausi, Marco Masaniello, sulla costa motorino, senza casco a cantare, granatino, dominare il traffico. La notte e il mattino, sto senza cuscino, il letto è la spiaggia, non faccio il bagnino, chi ha avuto fortuna si sente al sicuro, io con la musica scrivo il futuro. Se non hai più tempo per stare con me, se non vuoi pensare a niente. Suggerisce ancora una volta, non voglio bagnare, che sia terra dosunnata, sto cresciuta, ho futuro mi sta qua, scedate, senza paura, ridi quartiere, scendemi tutti quanti, piazza via, ramena speranza, un sorriso, a chi te ne ancora, sape con tria! Sud Italia! Cercami, ovunque sei che mi troverai.
Wolf e Gaia. Grazie ragazzi, venite qua, mi metto al centro. Bravi, bravi, bravi. Che dire, vi auguro insomma di proseguire con questa vostra grande passione che vi porti tanti successi. Grazie. Chissà che non ci vediamo magari a Sanremo. Speriamo. Quest'anno il 5 febbraio c'ero anch'io a Sanremo, a casa Sanremo, non ti ho vista, non ti conoscevo. Ma nel ancora. 2020. Ah, 2020 tu? Sì. No, beh, io 2020 c'ero, è dal 2000, boh, non lo so che ci sono, quindi. Ci rincontreremo, speriamo. Sì, dai. Grazie mille, grazie di averci invitato. Grazie anche a Salvatore. Simpaticissime e bravissime. Grazie buona ragazzi. Serata, grazie ciao mille. A tutti. A voi, rimanete perché è il momento delle premiazioni. Certo, certo. Ragazzi, ciao ragazze, in bocca al lupo. È il momento di uscire, quindi siamo pronti con le premiazioni. Nel frattempo gradirei anche che la giuria si avvicinasse qui, magari nel parterre, qui alla mia destra, gentilmente, perché poi insomma... Ho anche la fontana per voi. Siamo ragazze? Dobbiamo uscire. Sono emozionate, non voglio più uscire. Vado a sbirciare. Che succede? Ci siamo? Prego, eccole. Si fanno un po' desiderare, ormai si sentono principesse. Sempre l'inizio è un momento emozionante, ma alla fine è un momento palpitante, perché i vostri cuori ora battono forte, perché è il momento delle fasce. Come vedete, la numero 15, la numero 16, la numero 10 sono già fasciate per quel meccanismo che vi dicevo prima. Loro comunque sono in finale nazionale, rimane da decidere altre 7 fasce più l'ottava fascia, che è quella di Miss Principessa d'Europa Campania, che potrebbe andare al collo o di una delle 7 che andremo a fasciare tra qualche istante, oppure di una di loro 3. E allora vorrei avere la busta con il responso della giuria. Chi ha la busta? Chi se non Salvatore Avanzo? Care miss, facciamogli un bel applauso a lui, a Rita, la sua assistente. Vieni Rita, vieni tu nel palco, vieni qua, è giusto che esci dal dietro le quinte, perché chi è dietro le quinte, ve lo dico per mia esperienza, è un collaboratore o una collaboratrice molto molto preziosa, perché tutto questo che accade qui davanti ai vostri occhi, se è fatto bene vuol dire che qualcuno dietro lavora molto bene. E quindi Rita, Salvatore questa sera anche lui ha lavorato davanti, dietro, di qua e di là. E quindi Salvatore, questa è la busta, ci mettiamo un po' dalla parte, oppure la parte non dovrebbero vedere, vicino a me, non dovrebbero vedere nulla, rimane Rita, però inviterei nel frattempo la giuria a venire qui, perché dovete premiare, signori. Allora, intanto io apro, posso darti questa, grazie Rita, apro e sbircio, mi piace un po' sapere. Allora, Rita, ci porti le fasce? Grazie. Allora. Cammino avanti. Bene, allora, ci possiamo mettere da questa parte, così è anche un po' illuminato. Ma signori, accomodatevi lì, grazie. Allora. Siamo tutti. Allora, arrivano ora le fasce. Beh, non so se Rita ce la fa a prenderle tutte, però magari possiamo... No, fa avanti e indietro comunque.
possiamo anche portare qua magari da una parte una seggiola. Allora, care ragazze, questi sono i volti di coloro che vi hanno votato, sono questi i responsabili, ve lo dico, prendetevela con voi, noi non c'entriamo nulla, scherzo naturalmente. Già sanno che essere state qui, aver calcato questi gradini, aver calpestato questa passerella rossa è già un gran bel traguardo. E allora andiamo a prendere la prima fascia, quella di Armatore Store, premia naturalmente Pietro Armatore. Abbiamo trovata, eccola qua, a premiare è il titolare dell'azienda, rimani pure lì Pietro. Allora, questa fascia permetterà, così come le altre, alla ragazza che la indosserà di preparare le valigie, perché il 13 di settembre dovrà presentarsi entro le 17 all'Hotel Eliseo di Riccione per cominciare la sua avventura alla finale nazionale. Ritroverete anche me, quindi quelle vi bastonerò, se non fate le cose fatte bene, ok? Vince questa fascia da finalista nazionale la concorrente numero, è il centro della piramide, 17, Ioanna Flavenova Costadinova. Andiamo al centro, andiamoci al centro. Complimenti Pietro, fai una bella foto. Andiamo bene, la fascia, andiamo bene la fascia cortesemente, facciamo vedere. Ecco così, bel sorriso, bene, perfetto, grazie Pietro. Vado avanti a premiare la prossima concorrente, è la signora Lia, premio la signora Lia, eccola che arriva la signora Lia. La fascia in questione è Kime SRL, se non sbaglio la signora Lia dovrebbe essere la moglie del presidente, sbaglio? Di Ettore? Qualcosa diciamo, c'è qualcosa con Ettore, sì, è giusto, non voglio rovinarmi proprio alla fine, prego. Vince questa fascia, la fascia che poserà sulle spalle la signora Lia, la vince la concorrente numero 9, Michelle Pippo. Prego al centro. Mettiamo la fascia, facciamo indossare la fascia alla ragazza. No, così no, è al contrario. Così sì. Non così, al contrario, non si mette così. Salvatore, dovevi fare un corso accelerato di come si mettono le fasce, ma giustamente lei. Vai, fino. Ci siamo. Venga, 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 signora Lia, da quest'altra parte magari è meglio, così vediamo meglio. Venga da quest'altra parte. Signora Lia, abbracci pure la ragazza, capito? Io mi tolgo. Foto sorridenti, bellissime, complimenti, grazie, complimenti. E allora, dov'è Paolo, il nostro stilista? Eccola qua, la fascia è naturalmente Paolo Couture. Sei pronto? Viene assegnata questa fascia, che anche a lei permette di partecipare alla finalissima nazionale, viene assegnata alla concorrente numero 12, Sabrina Ambrosio. Thank you.
è il momento della fascia della tenuta Ippocrate, che abbiamo giustamente decantato questa sera per la bellezza di questo posto. La signora Antonella, signorina credo, fucile. Signora, signora, mi hanno scritto signora. Antonella, vieni. C'è scritto Antonella Fucile. Che avete scritto voi? Mi rimetto a quello che mi scrivete. Quindi chi premia? La signora Antonella, la proprietaria. Dov'è la proprietaria? Non c'è la proprietaria. E va a finire che Antonella Fucile deve premiare. Arriva la signora Antonella, ecco la signora Antonella, si è fatta desiderare, complimenti ancora per questo posto, bellissimo, venga, venga, vai, si porti pure in zona luce, da quella parte là, vai. E allora, suspense, a vincere questa fascia è la concorrente numero 14, Domenica Palma Esposito. Complimenti, può passare anche. No, fammi da questa parte, faccio una foto, ti mancherebbe. Eccola qua, fate una bella foto di corpo. Bene. Ci siete? Sì. Ok. Complimenti. Caliendo Creazioni, fascia, premia Salvatore Napodà. Prego Salvatore. Avvicinati pure. Torna suspense. E allora, ad aggiudicarsi questa fascia, Miss Principessa d'Europa Caliendo Creazioni è la concorrente numero 5, Maria Manzo. No, salite le scale, altrimenti le foto non vengono come dovete. Rimanete tutti su quella scala. Assessore, e allora comitato ASI a premiare è Ettore Di Concilis. Pronto Ettore? Vince la fascia del comitato ASI, che ha patrocinato questo bellissimo evento insieme all'organizzazione di Miss Principessa d'Europa. La fascia viene assegnata alla concorrente numero 13, Maristella Teruna. Mi sono un po' schematico, ma è bene che... Ecco. Grazie all'ASI comunque, davvero. Grazie a Ettore. E allora, ultima fascia a disposizione, poi decreteremo la Miss della Campania. Questa volta è Antonella Fucile a premiare. E della fascia Fucile Beauty. La fascia Fucile Beauty, e grazie e complimenti per il lavoro svolto nel pomeriggio. Dice questa fascia, se metti le mani così non ti chiamerò mai, se metti le mani come vanno messe forse ti chiamo, chissà.
vince la fascia la concorrente numero 2, Giulia Vitelli. Sali pure i gradini. Fagli un altro. Bene. Torna pure al posto, in posizione quella che va tenuta. Sta così. E allora abbiamo in questo momento 10 fasciate rosse. Queste 10 ragazze sono in finale nazionale, ok? Al termine di questa premiazione riceverete immediatamente da Salvatore, il nostro talent scout, la giusto nonché la sua carica importantissima politica di senatore, ok? Siete pronti? È Miss Principessa d'Europa Regione Campania, una di queste 10, alla quale toglieremo la fascia che ha indossato, che indossa ora, e gli metteremo al collo la fascia più preziosa. Se me la può girare, grazie, perfetto. La fascia più preziosa di Miss Principessa d'Europa Campania. E allora vince questo titolo di Miss Principessa d'Europa Campania la concorrente numero 15, Carla Bonfuori. La fascia perfettamente, sembra che lo fa sempre, sembra che fa sempre questo. Bravo, complimenti. E allora è lei, Miss Principessa d'Europa Campania. Fai pure una bella foto con il responsabile di regione, con il presidente di giuria. Eccola qua, bellissima. Però a questo punto l'applauso grande, grande, grande va a tutte le 17 partecipanti, bravissime, applauditevi, fatelo anche voi. Per tutte ci saranno altri momenti, per tutti ci saranno altre occasioni, quindi il divertimento non te ne andare, rimani pure tra di noi, il divertimento per voi continuerà perché le selezioni ripartiranno subito ad ottobre, ora ci godremo tutti questa finalissima nazionale. Salvatore, ti lascio il microfono, vuoi ringraziare qualcuno, vuoi salutare, poi io farò il saluto finale. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i genitori che hanno supportato le ragazze in tutta questa avventura, in tutto questo percorso. Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che davvero ci hanno dato una mano. Pietro, tutti i miei collaboratori, Rita, Francesco, insomma davvero tutti, il nostro fotografo ufficiale, Tony Parisi, e poi 6TV che ci ha seguito in tutta questa avventura con Alessio e Marco. Grazie, 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 buonanotte a tutti, ciao. Allora, grazie Salvatore, ora vi chiedo gentilmente di lasciare un attimino il campo libero al fotografo ufficiale, anche da giovane non è un problema, dobbiamo fare alcune foto ufficiali con tutte le ragazze che hanno le fasce.